Buonasera, ben ritrovati ai telespettatori di InfoStudio. Questo pomeriggio è stata emessa la sentenza sul terribile caso accaduto a Melito Porto Salvo. Si è concluso con sei condanne e due assoluzioni il primo grado del processo. L'operazione fu denominata ricatto. Alla sbarra c'era il cosiddetto branco di Melito Porto Salvo che per 2 anni abusò di una ragazzina tredicenne. Tutti condannati, i principali imputati, sebbene a pene decisamente inferiori rispetto a quelle chieste dalla pubblica accusa. La pena più pesante, 9 anni e 6 mesi di carcere, è stata inflitta a Davide Schimizzi, che allora era fidanzato della ragazzina e che di fatto l'avrebbe consegnata al branco. 8 anni e 2 mesi per Giovanni Iamonte, il rampollo della cosca di Melito Porto Salvo, proprio per via del peso del suo cognome. La vicenda era andata avanti per 2 anni in silenzio, nonostante in molti sapessero. In pratica mezzo paese aveva taciuto per paura. Condannati anche Antonio Verducci a 7 anni, Michele Nucera a 6 anni e 2 mesi, Lorenzo Tripodi a 6 anni e Domenico Mario Pitasi a 10 mesi di reclusione, assolti Daniele Benedetto e Pasquale Principato. Ora Palmi, perché la coordinatrice delle cancellerie dell'ufficio GIP GUP del Tribunale, Sandra Matullo, e suo marito, l'avvocato Innocenzo Sapone, sono stati posti agli arresti domiciliari con le accuse di rivelazione di segreto d'ufficio in concorso e di favoreggiamento personale. Le indagini hanno rivelato come la funzionaria di cancelleria, che proprio per via del suo incarico aveva la disponibilità dei fascicoli delle intercettazioni, avrebbe informato suo marito dell'attività tecnica di indagine in corso a carico di un suo assistito. L'avvocato, a sua volta, esorbitando dai limiti del mandato difensivo, scrivono gli inquirenti, informava il proprio cliente con grave danno per le indagini in corso. L'attività di intercettazione ha poi consentito di scoprire che la donna, dopo la convalida del fermo nell'operazione antimafia Iris, avrebbe rivelato a suo marito che uno dei suoi assistiti era stato posto ai domiciliari e scarcerato prima ancora che il provvedimento venisse eseguito. Nessun abuso d'ufficio, la mia posizione è chiarissima. Il presidente della giunta regionale Mario Oliverio ha risposto per 2 ore e mezza al GIP del Tribunale di Catanzaro nel corso dell'interrogatorio di garanzia seguito al suo coinvolgimento nell'inchiesta Lande Desolate. Sentiamolo. Nessun abuso d'ufficio, la mia posizione è chiarissima. Il presidente della giunta regionale Mario Oliverio ha risposto per 2 ore e mezza alle domande del GIP del Tribunale di Catanzaro in relazione all'accusa di abuso d'ufficio contestatagli nell'inchiesta Lande Desolate. All'uscita ha detto di aver chiarito la sua posizione in relazione ad ogni punto contestatogli e che continuerà con lo sciopero della fame in attesa della decisione del Tribunale del riesame prevista per il 27 dicembre. Io ho sempre operato nell'interesse pubblico, qui si tratta di un'opera importante in un comprensorio importante. L'azione della Regione è volta appunto all'interesse pubblico. Noi abbiamo interesse, oggi abbiamo avuto in quella fase lì interesse a che le opere si completassero, tra l'altro perché dobbiamo rendicontare all'Unione Europea. E devo dire che anche l'opera di Piazza Bilotti è un'opera finanziata con fondi comunitari, quindi ritardarne la realizzazione avrebbe comportato un pericolo di perdita di risorse. Quindi io, appena sono arrivato alla regione, mi sono preoccupato di rendicontare all'Unione Europea, rendicontare naturalmente sulla base del presupposto della regolare esecuzione delle opere, chiaramente. Quindi, l'accusa dice che quei soldi non dovevano essere concessi perché c'erano ritardi nei lavori all'Orita. Bisognava rifare il bando da capo. Ma guardi, cioè, intanto il bando non è stato fatto quando io ero nella mia esperienza amministrativa, perché è partito prima. Secondo, il bando non è stato fatto dalla regione, ma è stato fatto da un comune. Terzo, le opere complementari sono state finanziate dalla regione con un programma, in un programma generale di 1.700 opere che appunto sono state oggetto di finanziamenti perché non andassero alla malora, perché
quando un'opera rimane inutilizzata, il rischio è che praticamente anche i finanziamenti vadano alla malora. Io sono tranquillo, so di avere sempre agito e anche in questa circostanza agito nell'interesse collettivo. Poi ci sono, come dire, diverse funzioni nella pubblica amministrazione. La mia è quella di la responsabilità di governo della regione, poi ci sono le strutture amministrative, ci sono gli enti, ci sono che operano ognuno per le proprie responsabilità. Un'opera che io ho trovato appaltata con quel tipo di gara non poteva andare alla malora, e che anzi, grazie all'amministrazione straordinaria che si è sostituita all'impresa, quando l'impresa è stata oggetto di una interdittiva antimafia, si è portata a compimento l'opera, e l'opera c'è, è lì. 80 persone andranno a processo, lo ha deciso il GUP distrettuale di Catanzaro Giacinta Santaniello a conclusione dell'udienza preliminare celebrata con rito ordinario seguita alla maxi operazione antimafia Stige contro la cosca Farao Marincola di Cirone, il Crotonese. La prima udienza in tribunale è stata fissata per il 4 marzo prossimo. Accolte in toto dunque le richieste del pubblico ministero della DDA Domenico Guarascio per altri 108 imputati. L'udienza preliminare andrà avanti con rito abbreviato, il prossimo appuntamento è nell'aula bunker di Catanzaro per l'1 febbraio. I carabinieri della stazione di Mirto Crosì hanno sottoposto a fermo due fratelli per i reati di sequestro di persona e lesioni in concorso nel tardo pomeriggio di ieri. I due fratelli avrebbero costretto un ragazzo a salire sulla loro auto, poi l'avrebbero portato in un cantiere edile e lì lo avrebbero malmenato, colpendolo anche con un bastone, accusandolo di essere l'autore di un danneggiamento che quello stesso cantiere aveva subito qualche giorno prima. È riuscito a fuggire, il giovane ha poi chiesto aiuto ai carabinieri. Voltiamo pagina. In attesa dell'approvazione della manovra finanziaria in Senato, i sindacati che in questi giorni guidano la mobilitazione dei precari ex LSU e delle più calabresi aprono qualche spiraglio positivo. Ieri c'è stata la manifestazione a Roma proprio davanti Palazzo Madama, in seguito alla quale si sono tenuti presso il Senato della Repubblica alcuni incontri con la Presidente della Commissione Lavoro, il Vicepresidente, un'altra senatrice, esponenti del Movimento 5 Stelle e della Lega, che dunque per conto del governo hanno innanzitutto ascoltato le istanze delle organizzazioni sindacali, raccolto le loro perplessità in ordine agli emendamenti presentati dalla maggioranza sulla vertenza precari calabrese. A loro i sindacati hanno ribadito una serie di proposte legate alla stabilizzazione di questi precari. Grazie a questo confronto che, scrivono i sindacati, è andato avanti per diverse ore, il governo, attraverso i suoi senatori esponenti di maggioranza, si è impegnato a garantire le proroghe per tutti i lavoratori fino al 31 ottobre 2019. Gli stessi senatori si sono poi impegnati a sollecitare i ministri competenti all'istituzione di un tavolo tecnico assieme alle organizzazioni sindacali per discutere nei dettagli l'iter verso la definitiva stabilizzazione dell'intero bacino attraverso apposite deroghe alle normative vigenti sui blocchi dei turnover, fabbisogno del personale e dimensionamento delle piante organiche. A Crotone il comune ha assegnato un encomio solenne a Mustafa Elaudi, lo ricorderete, l'ambulante che con il suo intervento ha praticamente salvato la vita a una dottoressa dell'ospedale di Crotone che era stata aggredita con un cacciavite. Per noi alla consegna dell'encomio c'era Giuseppe Laratta. Tanta emozione ha fatto da cornice a un evento lieto ed importante. Il comune di Crotone ha conferito l'encomio solenne, ovvero la massima onorificenza cittadina, a Mustafa Elaudi, il venditore ambulante che lo scorso 4 dicembre è intervenuto in difesa della dottoressa Nuccia Calindro, vittima di un'aggressione davanti all'ospedale San Giovanni di Dio. In quell'occasione Mustafa ha neutralizzato l'aggressore che stava colpendo il medico con un cacciavite. Per la Calindro sono stati
stati giorni duri, ma che ormai appartengono al passato. Nella serata di mercoledì si è tenuta la cerimonia di conferimento nella sala consiliare del comune ed è stato un momento veramente commovente. Come ho già detto precedentemente, a Mustafa gli devo la vita. Io sono nata, rinata il 4 dicembre quest'anno. Io devo festeggiare questa mia nascita, il Natale, perché grazie a lui io sono qui a parlare con voi, ho la mia famiglia, mia figlia, le mie amiche, le persone che mi vogliono bene, e devo tutto a Mustafa. Grazie Mustafa. Poco, veramente, io ho fatto il mio dovere umano, veramente. Io sono contento che tu hai visto, sono veramente sereno, che tu hai visto che stai bene e torna la tua vita normale. Spero che questa cosa è una nuvola nera che è passata e passerà tutto, speriamo. E sono contento che ti ho incontrato, che stai bene, c'è un po' di sorriso, questo è, e voglio che tu fai la tua vita normale e tornare al tuo lavoro. Grazie. E avere la forza di andare avanti. Cosa veramente pensi, Mustafa, del riconoscimento che ti assegna l'encomio del comune di Crotone? Ti senti un po' più crotonese oggi? Come no, mi sento, veramente mi sento non crotonese, mi sento più di un crotonese, è una cosa, un segno buono veramente, e sono contento per questo. È una cosa che tu ti senti veramente che hai fatto una cosa giusta, una cosa umana, che tu hai salvato una vita, e sono contento per questo veramente, sono fiero, orgoglioso per questo veramente. Un encomio solenne per Mustafa, che non si completa solo con l'encomio ma con il processo di assegnazione della medaglia al valore civile, che sarà ovviamente dato dal Ministero e dalla Prefettura. E questo ci dà la possibilità poi di iniziare anche un percorso per far ottenere a Mustafa la cittadinanza italiana. Infine, in chiusura andiamo a Simeri Crichi, dove torna dopo 2 anni di assenza il presepe vivente, che proverà a ricostruire nel centro storico del comune del Catanzarese le atmosfere dell'antica Betlemme. Mancava da 2 anni il presepe vivente a Simeri Crichi. Troppi, perché aveva voluto farne un appuntamento tradizionale. E allora una nuova associazione è stata appositamente costituita per riorganizzarlo. E in 2 mesi del lavoro di oltre 150 volontari, il presepe è tornato a vivere. Il 28 e 29 dicembre prossimi, dunque, Betlemme rivivrà nel centro storico di Simeri Crichi, ricreando le atmosfere, i mestieri, le figure classiche del presepe, accompagnate da iniziative collaterali a rendere più accoglienti e coinvolgenti questi giorni di festa. Per questa 7ª edizione, l'intento del presidente dell'associazione Salvatore Folino è non soltanto replicare quanto di buono fatto in passato, ma migliorarlo con la presenza di nuove postazioni, nuovi personaggi e nuovi scenari, permettendo ai visitatori di calarsi nel momento storico che vide la nascita di Gesù. Questo presepe vivente avrà ben 200 figuranti, dove appunto rappresenteranno gli antichi mestieri lungo il percorso, dove i visitatori potranno anche degustare delle prelibatezze appunto tradizionali del Natale qui in Calabria. Il percorso prevede appunto tutto il centro storico del paese di Simeri Crichi. I preparativi sono partiti circa 2 mesi fa e ci prepariamo appunto per l'evento più importante, l'evento religioso più importante, che è il Natale. Col presepe vivente di Simeri Crichi termina anche questa edizione di Infostudio. Grazie per essere stati con noi, buona serata.